Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo della domotica. Oggi parliamo di un accessorio che mi è stato inviato da una settimana da testare. Non è tantissimo che lo sto testando, ma in questo breve periodo ho già capito che è molto ma molto valido. Non è il classico accessorio cinesone, diciamo, che sono abituato a recensire qui sul mio canale, anzi tutt'altro, è un accessorio professionale. Pensate che è stato concepito e costruito da un'azienda italiana che si chiama Powa Home, e pensate che anche l'applicazione è stata concepita da loro, anzi tra l'altro è uno dei loro punti di forza, soprattutto se andiamo a collegare il loro apparecchio che è dedicato alle tapparelle e alle tende. Questo però lo vediamo in un altro video. Oggi parliamo del loro apparecchio dedicato all'impianto elettrico. Si integra perfettamente in un impianto elettrico già esistente, quindi non abbiamo opere murarie, non abbiamo niente da fare, non dobbiamo rompere niente, perché è piccolissimo, si integra perfettamente nella scatoletta rettangolare degli interruttori che abbiamo a casa. È due canali, quindi cosa vuol dire? Che si possono collegare fino a due luci. Il collegamento tra l'altro è semplicissimo, pensate che ha già integrato i fili che vanno a collegarsi agli interruttori. Poi ci sono altri quattro fili da collegare, due servono per dargli corrente e gli altri due che servono ad arrivare, uno chiaramente a una lampadina e uno all'altra lampadina. Cos'ha di bello questo apparecchio in confronto agli altri? Che si integra perfettamente a qualsiasi impianto avete in casa, quindi si può collegare a un impianto relè che ha sotto relè, che di solito questi apparecchi fanno fatica a digerire. Questo invece si integra perfettamente, si può integrare sotto un deviatore e pensate che si può collegare anche a delle semplici prese. Quindi oggi non vedremo il collegamento alle prese, se siete interessati iscrivetevi e magari facciamo anche un video che parla di questo. Con l'applicazione chiaramente potete accendere e spegnere le luci a vostro piacimento e pensate che si integra anche perfettamente sia Google Home Mini che con Alexa. Vi faccio un esempio: e Google, accendi luce soffitto. Va bene, accendo il dispositivo luce soffitto. Alexa, spegni luce soffitto. Quindi, come vedete, funziona perfettamente sia con Alexa che con Google. Cosa vedremo in questo video? Vedremo il collegamento all'impianto elettrico. Facciamo il solito schemino che faccio di solito per rendervi il lavoro molto più semplice e poi vedremo come si collega all'applicazione, che tra l'altro è semplicissimo, fa tutto in un minuto da solo. Questo è il relè, come vedete c'è L1, L, L2 e N. E questi sono SV1, SV2, SV1, SV2. Allora, sulla L faremo entrare la fase, quindi sarà la corrente, è il cavo di solito marrone o nero che esce dalla presa, e lo collegheremo su L. Su N collegheremo chiaramente il cavo blu, perché sarebbe il neutro. Qui ci sarà un ponticello, perché il neutro dovremmo portarlo chiaramente anche alle due lampadine. Poi daremo corrente alle lampadine con L1 e L2. Come vedete invece SV1 e SV2 servono per collegare gli interruttori. Come vedete, li hanno fatti di colore diverso per rendere più facile il collegamento. Questo è un interruttore, questo è un deviatore perché non avevo l'interruttore, ma fa il medesimo lavoro. Quindi SV2 e SV2, che sono i due cavi verdi, vanno collegati a un interruttore e chiaramente quelli bianchi all'altro interruttore. Questo è il collegamento, diciamo, quello base sugli interruttori normali. Comunque questo è il libretto di istruzioni che trovate chiaramente nella scatola e qui ci sono tutti i vari collegamenti. Questo è quello che abbiamo visto prima, che è il collegamento agli interruttori normali. Questo è il collegamento con un interruttore solo, quindi con una lampadina. Qui c'è il collegamento con il deviatore. Come vedete è semplicissimo anche capire, anzi forse è più semplice che lo schema che ho fatto io, anche perché i cavi hanno tutti le colorazioni diverse.
Ora siamo pronti per collegare il nostro Power Home all'applicazione. Vorrei ricordarvi però che l'applicazione per il momento è disponibile soltanto sotto la piattaforma Android. Quindi se abbiamo un iPhone oppure un iPad e vogliamo comprare questo prodotto, vi consiglio di contattare il centro assistenza sul sito della Power Home per chiedere informazioni relative all'applicazione della Apple. A me hanno detto che ci manca poco e tra qualche mese sarà pronta. Questa è anche un'altra ragione per cui mi piace questo accessorio, il fatto di poter dialogare in italiano, visto che sono una startup italiana, quindi se vogliamo magari anche chiedere informazioni prima di comprare l'accessorio oppure magari delucidazioni dopo che l'abbiamo comprato, se non riusciamo a montarlo o abbiamo qualche problema, possiamo contattarlo in italiano, quindi è una cosa molto più semplice. Allora, la prima cosa da fare quindi è scaricare l'applicazione. Bisogna registrarsi, io chiaramente l'ho già fatto avendo già installato questi due accessori. Facciamo partire l'applicazione. Una volta che l'applicazione è partita, cosa dobbiamo fare? Andiamo su Ambienti, Mostra tutti, Crea ambiente, quindi dobbiamo creare un ambiente. Io per esempio posso creare salotto, scegliere in basso un'icona e confermare. Una volta che abbiamo fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Torniamo sulla dashboard, andiamo in basso su Dispositivi, configuriamo. Qui cosa facciamo? Dobbiamo inserire il nome del nostro Wi-Fi e la password e poi confermare. Come avete visto, il nostro Power Home è già stato configurato. Quindi adesso cosa facciamo? Configura L1, cosa vuol dire? Che dobbiamo dare un nome alla nostra prima lampadina. Quindi diamo un nome alla lampadina, noi possiamo chiamarla, che ne so, soffitto. In alto dobbiamo scegliere sotto in che maniera abbiamo collegato il nostro Power Home. Io chiaramente metterò interruttore, voi se l'avete collegato sotto un relè, chiaramente dovrete selezionare relè. Scegliere l'ambiente, chiaramente io scelgo salotto perché è quello che ho creato proprio per questa Power Home, e fare continua. Ora configuriamo chiaramente la seconda lampadina. Chiamiamo, che ne so, laterale e facciamo continua. Termina configurazione. Ho trovato due nuovi dispositivi. Prova a dire, spegni la lampadina a soffitto. Come avete visto, addirittura Alexa si è già configurata in automatico. Quando uscirà il disegno delle due chiavi, vuol dire che il dispositivo è stato configurato. Facciamo entra. Ora cosa facciamo? Andiamo sulla dashboard. In basso, dove c'è tutte le luci, da qui possiamo accendere e spegnere tutte le luci praticamente configurate. Quindi se facciamo on, si accendono tutte le luci, e off, si spengono. Oppure cosa possiamo fare? Andare sull'ambiente che abbiamo creato e da qui possiamo gestire le luci separatamente. Quindi possiamo accendere e spegnere, o accendere e spegnere chiaramente quell'altra. Siamo giunti al termine della recensione, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Settimana prossima recensiremo questo prodotto, che è quello relativo alle tapparelle o alle tende. Spero che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, oppure datemi un like se vi è piaciuto il video, e buon weekend.